sono Morena di Uniroma TV, siamo davanti alla Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza per chiedere agli studenti che cosa ne pensano dei 1700 sbarchi dalla Libia. 1700 sbarchi in due giorni dalla Libia, l'Italia è pronta ad accogliere nuovi immigrati? Secondo me, se c'è la volontà politica, sì. Beh, no, credo di no, perché le strutture che ci sono non sono sufficienti a garantire un buon controllo anche di chi sbarca. Se, per quello che penso e quello che so, secondo me no, purtroppo. Gheddafi dichiara, se passa la no-fly zone, la Libia prenderà le armi. Cosa pensi di un possibile intervento internazionale? Su questo non ho un'idea ben precisa perché il tema è molto complicato. Appoggiare una rivolta dall'esterno significa anche compromettere in un certo senso diciamo chi la rivolta la sta mettendo in atto. L'Italia, che ultimamente si è sposta molto con la Libia, dovrebbe secondo me dare i primi segnali di distensione, perché attualmente non ne vedo molti. Io penso che da certi punti di vista debba essere dovuto, nel senso che non possiamo, teoricamente la popolazione civile non può essere lasciata da sola. Dopo il baciamani di Berlusconi di qualche anno fa, l'Italia sarà neutrale o interverrà? No, l'Italia non è che è neutrale, l'Italia è stata parte in causa in questo affare sin dall'inizio. L'Italia purtroppo anche in passato ha fatto vedere come non sia stata molto ferma nelle proprie posizioni, e in base a come lo scenario si è girato ha fatto un pochettino il salto della quaglia. Non mi stupirei se lo facesse anche questa volta. Non so se l'Italia parteciperà assieme alla NATO come intervento militare, ovviamente sicuramente non da sola e non a favore di Gheddafi. Io spero che se interverrà, interverrà in favore ovviamente della rivolta, accordandosi con quello che deciderà la NATO. Oggi bisogna rivedere tutto. Oggi, se non si garantisce al popolo libico quel minimo di diritti umani che è opportuno che si abbiano, l'Italia deve intervenire, deve mostrarsi contraria. No? Armi dalla Libia, non ne abbiamo bisogno, le abbiamo già. Così Bossi risponde alla possibilità di un appoggio di Gheddafi alla Padania. Cosa ne pensi? Io penso che qualsiasi persona di qualsiasi schieramento politico non debba assolutamente avere nessun tipo di trattative con un dittatore. Di certo alcune dichiarazioni di Bossi sono un po' così da prendere come vengono, ecco. Sembra più una trovata giornalistica e pubblicitaria che altro. Queste sono le solite provocazioni del senatore. Personalmente, modestamente, penso che questo discorso fosse totalmente fuori luogo e a volte bisognerebbe anche un pochettino stare zitti o parlare d'altro.